Da questa prospettiva sembra un prato rigoglioso, ma basta spostarsi di qualche metro per scorgere la pista ciclopedonale, cinta da due lussureggianti muraglie verdi alte quasi 2 metri. È l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia ed il chilometro scarso che corre davanti l'ecocentro non vede una falce da luglio, da quando gli operai, per errore, tagliarono sia l'erba che gli arbusti appena piantumati. E dopo il disastro fatto delle 200 piante rase al suolo, hanno probabilmente preferito lasciare tutto com'è. Così la carreggiata per ciclisti e pedoni si assottiglia e l'erba alta rischia anche di favorire spiacevoli imboscate. La zona si presta adesso ad incontri ravvicinati che sarebbe meglio evitare, perché uno si mette qua e non viene visto. Ma il vero problema non riguarda tanto il chi, quanto il cosa si possa occultare tra queste fronde. Basta farsi largo tra le erbacce per trovare rifiuti di ogni genere. Questo è il reparto calzature. Guarda qua. E qua naturalmente servizio completo. Vienna. Non possono mancare gli elettrodomestici. Una varietà di oggetti abbandonati proprio dall'emporio. La zona, appartata e dominata dalla presenza dell'ecocentro, si presta ad un crocevia di traffici di seconda mano più o meno leciti, che dalla strada poi si dipannano per questo viottolo verso i campi. L'ho chiamato vicolo Troso Squasse perché nel raggio di un centinaio di metri c'è un campionario incredibile di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere, di qualsiasi sorta, anellini, piccole giocattoli per bambini, uno splendido elettrodomestico per pulire i pavimenti. È la via di fuga per qualche scambio strano che avviene in questa zona. Scappano tranquillamente verso il vicolo delle Squasse. Questi sono 2 mesi, agosto e settembre, di scarichi continui e impuniti.